Alle voci delle diverse categorie di lavoratori che con le restrizioni dell'ultimo DPCM sono nuovamente bloccate, si aggiungono ora anche quelle dei titolari dei negozi situati all'interno dei centri commerciali. Il decreto prevede infatti la chiusura di queste strutture nei giorni festivi e prefestivi e con essi sono costrette ad abbassare le saracinesche anche tutte le attività situate al loro interno, eccezion fatta per farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole. È una misura ingiusta, in quanto veniamo penalizzati noi, ma senza risolvere nessuna problematica, perché se non vengono nel centro commerciale si riversano tutti nel centro, creando assembramento in altri posti o anche in altre grandi strutture tipo IKEA o quant'altro che rimangono aperte. E di conseguenza è una penalizzazione, senza nessun risultato effettivo. Quindi si crea anche una concorrenza, cioè che non è giusta nei nostri confronti. Quindi fuori è aperto e qua è chiuso. Siamo attrezzati col gel, con le mascherine, col distanziamento, facciamo entrare poche persone alla volta, anche se non c'è bisogno, perché tanto le persone in questo momento sono veramente poche che acquistano. C'è più tensione, c'è più paura, soprattutto dalla fine di ottobre, diciamo, quando si è cominciato a riparlare di aumenti di casi, di chiusure, cose del genere. Inizialmente ero ottimista, ma visto la prima settimana, penso che almeno ero partito con il 20%, ma sicuramente arriverò a un 30% di calo di fatturato, sicuramente. Per noi è un grosso danno. Per me, cioè, la paura c'è stata anche prima. Cioè, secondo me ognuno deve essere un po' più responsabile, no? Stare alla distanza, tutto quanto, anche all'aperto fuori. Invece io, come io ho paura, vedo molti ragazzi giovani, minorenni, poi noi qui invece dobbiamo a lavorare. Come tutti i negozi di parrucchiere, il fine settimana si concentrano la maggior parte dei nostri clienti. Poi noi abbiamo tanti professionisti, quindi persone che durante la settimana lavorano e quindi loro faceva comodo venire il sabato e la domenica. Poi una cosa che ci dispiace è che comunque il sabato restiamo chiusi mentre gli altri parrucchieri all'esterno lavorano, quindi ci crea ancora più problemi. Ovvio, siamo contenti che in confronto a prima adesso lavoriamo perché dobbiamo essere positivi, però se riuscissimo a lavorare almeno il sabato ne saremmo ancora più felici, anche perché possiamo dare un servizio in più ai nostri clienti e il nostro lavoro andrebbe meglio. Ci fa piacere ovviamente che comunque anche i clienti riescono a venire durante la settimana, però proprio perché noi ci siamo attenuti bene ai protocolli che ci hanno dato, avremmo piacere di poter lavorare un pochino di più, anche perché come dicevo prima, avendo l'opportunità di dare dei giorni in più ai nostri clienti è ovvio che il lavoro aumenta, quindi riusciamo anche a sopperire alle spese che abbiamo avuto in questi mesi a motivo di tutti i prodotti e tutte le cose che abbiamo dovuto prendere. Infatti noi abbiamo messo dei pannelli divisori appunto per far stare tranquilli i nostri clienti. Abbiamo dei detergenti, abbiamo tutto ciò che comunque ci è stato chiesto di fare, anche di più. Noi andiamo per appuntamento, le persone ci chiamano, entra un certo numero di persone, quindi non creiamo problemi anche all'interno del centro commerciale. Però ovviamente se il governo ha deciso così, noi ci dobbiamo adeguare, non ci rimane altra scelta.